Iniziamo con l'oggetto numero 1, Fondo Umbria Comparto Monteluce, richiesta di aggiornamento sullo stato del piano di risanamento del Fondo Umbria Comparto di Monteluce. Interroga la consigliera Fioroni, risponde la presidente Tesei. Oggi riportiamo in aula un argomento che riteniamo importante, di cui abbiamo discusso in altre sessioni di questo autorevole consesso, e cioè della questione del Fondo Umbria Comparto Monteluce. In realtà sappiamo bene che ormai questa complessa vicenda si è avviata verso una giusta soluzione, però riteniamo anche che sia necessario continuare a parlarne per due ragioni essenziali. Uno, perché la Regione comunque deve continuare a fare la sua parte in quel processo di vigilanza nei confronti dello stato d'attuazione del piano di salvataggio, che ormai è una responsabilità, lo sappiamo bene, dei gestori e dei finanziatori del fondo stesso. E poi perché forse se ne è parlato un po' troppo poco nel passato, perché i cittadini umbri hanno avuto poca contezza, presidente Tesei, dalle passate amministrazioni su quelle che erano state le decisioni assunte rispetto a quella situazione degli immobili di Monteluce. Forse troppo poco è stato raccontato di quello che è accaduto. Io, per rispettare anche i tempi, cercherò di fare semplicemente delle specifiche su intanto la nascita del fondo nel 2006, quando vengono apportate in un fondo chiuso, fondo immobiliare chiuso, un valore immobiliare da regione e università di circa 50 milioni di euro, in cambio di quote chiaramente del fondo stesso. Ricordiamo che dal 2009 in poi, fino ad arrivare al 2019, in cui c'è una relazione del gestore BNP Paribas che ci dice che le quote del fondo sono arrivate a valere zero, quindi un lento declino dal 2009 fino al 2019 del valore delle quote. Questo ha un peso specifico importante su quella che è la finanza della nostra regione. D'altra parte ha portato anche a che cosa? Ha portato a uno spopolamento e a un degrado del quartiere, perché quegli immobili su cui si doveva fare un'operazione di riqualificazione urbanistica sono rimasti fermi. E poi un altro aspetto, cioè il fatto che le aziende che hanno lavorato, fornitrici che hanno lavorato in quel comparto, che hanno lavorato per il fondo e che hanno portato a termine, anche se non in maniera completa, le opere che gli erano state commissionate, non erano state pagate. Questo significa chiaramente mettere in discussione la continuità aziendale delle stesse attività. Ricordiamo che a giugno del 2020 è stata approvata da questa Consiglio regionale una mozione a mia prima firma, l'atto 287, in cui si chiedeva espressamente alla Giunta un impegno in un percorso di interlocuzione con i protagonisti del fondo per riuscire a evitare il default e la liquidazione del fondo stesso, a prorogare la vita del fondo e a ristorare le aziende. Bene, io la ringrazio presidente Tesei, perché il suo lavoro è stato un lavoro preziosissimo, un lavoro che ha portato ad interessarsi di questo fondo, di questa vicenda così complessa, player autorevoli come Anco e Prelios, che hanno quindi messo finanza nel fondo, che hanno voluto investire in quest'opera e che ora stanno facendo tutti i step necessari per portare a compimento questo piano di salvataggio che, ricordo, lei, rispondendo all'interrogazione, sempre a una mia interrogazione del gennaio del 2022, ha affermato che stava procedendo ed l'ha presentato insieme al sindaco Romizzi a luglio del 2022. Brevemente, ma penso che su questo poi ci tornerà lei in maniera specifica, dico che il piano prevede una serie di azioni successive e entro il settembre dovranno essere sicuramente portate a completamento delle condizioni sospensive che in una nota di BNP Paribas, che è il gestore del Fondo Umbria Comparto Monteluce, si è detto sono state portate a compimento. Quindi ormai dovremmo essere al momento della riapertura dei cantieri, presidente. Quello che lei ha già detto in conferenza stampa doveva avvenire nel gennaio per permettere poi entro il 2023 di portare a compimento le opere, almeno le prime opere,
che chiaramente poi comportano una realizzazione del 90% delle opere da progetto, con una partenza fatta sulle opere di urbanizzazione e sui parcheggi. Ora, Presidente, io credo che rispetto a questa che era una operazione di finanza creativa voluta dalle precedenti amministrazioni, dopo 16 anni di completo immobilismo, dopo promesse che non sono state mantenute, dopo il silenzio nei confronti della verità che era dovuta agli umbri, credo che siamo di fronte ad una svolta importantissima per il comparto. Quindi in questa interrogazione noi le chiediamo a che punto è la realizzazione del piano di salvataggio, gli step successivi, quali saranno gli impegni anche della Regione. Le chiediamo, ma lo faremo insieme a lei, di vigilare su questa operazione, perché è importantissima non solo per la città di Perugia, ma è importante per tutti i cittadini umbri. Grazie. Prego, Presidente. Grazie, ringrazio i consiglieri per questa interrogazione che mi dà modo anche di riferire, aggiornando l'Aula su un tema così sentito dalla comunità perugina e naturalmente dall'intera regione. Dopo la conferenza stampa insieme al sindaco Rumizzi, altri due fatti importanti si sono susseguiti. Il comunicato stampa del 7 di ottobre, ultimo scorso, in cui si sanciva l'avveramento delle condizioni sospensive a cui anche lei faceva riferimento, e quindi lo sblocco del piano ex articolo 67. Il recentissimo comunicato di AMCO e Prelios sul pagamento dei fornitori e l'inizio dell'iter per l'affidamento delle opere di rilancio del fondo. Possiamo quindi dire che il salvataggio e il risanamento del Fondo Monteluce è stato finalmente realizzato. Ora parte la fase di rilancio del Fondo stesso, che porterà il quartiere di Monteluce a nuova vita per mezzo di oltre 12 milioni di euro di lavori nel comparto dell'ex ospedale. Gli step successivi che attendiamo sono naturalmente la convocazione dell'Assemblea dei quotisti, anche per affrontare il tema della nuova governance del comparto, con la possibile staffetta tra BNP e Prelios e il ruolo dei quotisti attuali, con la Regione che dal mio arrivo non ha perso un euro di denaro pubblico nel vecchio fondo, ma che ha visto cristallizzata al 2019 purtroppo la perdita di valore di tutte le quote della Regione. L'affidamento poi seguirà del primo lotto di lavori, presumibilmente quello relativo a viabilità, parcheggi e opere di rimessa in opera dell'area. Spero che questa avvenga fin da gennaio. La prosecuzione poi dei lavori nel corso del 2023 su tutti i comparti interessati. Per parte nostra, su Casa della Salute, come sapete bene, confermiamo il nostro fermo interesse. Prendiamo atto dei valori di perizia che dovranno essere confermati dal demanio e, ferma restando la nostra disponibilità all'acquisto, siamo naturalmente in attesa della reciproca volontà di vendita a detto valore da parte del gestore. Continuiamo ad incontrare per responsabilità istituzionale stakeholder interessati ad operazioni di sviluppo dell'area, che mettiamo in contatto con il gestore. Tutti dovremmo occuparci di sostenere l'interesse per l'area, perché vedete, questo straordinario sforzo fatto dalla Regione per portare a Perugia il più importante operatore di settore e con esso chiudere una operazione complicatissima non potrà diventare opera stabile, duratura e completa senza che la città e tutta la Regione, intesi come cittadini, come professionisti, come artigiani, come imprese, credano ed investano sul quartiere di Monteluce. In ultimo, qualche parola di soddisfazione per una vera e propria impresa in cui ho creduto con forza, coraggio e tenacia, con momenti veramente molto complessi da gestire e che prima non erano stati mai gestiti, se non nel senso che è noto purtroppo a tutti. Non volevo, e ve lo dico sinceramente, permettere che nella città, capoluogo di regione,
restasse una ferita così devastante. Oggi sono felice di essere riuscita, lavorando con banche, fornitori e professionisti, a coinvolgere e a far investire nel risanamento e rilancio di Monteluce il più grande fondo italiano di settore. Sta anche naturalmente a tutti noi, ma anche a voi nel prossimo futuro, sostenere questa impresa, perché Monteluce ha il diritto sacrosanto, e la città di Perugia altrettanto, ma anche il dovere di accompagnare questo percorso e di essere interessata veramente ad un rilancio complessivo di quell'area. Io sono ottimista, quindi noi continueremo a lavorare in questo senso, e realizzato veramente quasi un sogno, oggi dobbiamo cominciare a lavorare su questa realtà proprio da un punto di vista puntuale di rilancio dell'intero comparto. Grazie. La replica alla vicepresidente Paola Fioroni. Beh, diciamo che non è una vera e propria replica, ma lo ribadisco, è un ringraziamento rispetto al lavoro che è stato fatto, e sappiamo che c'è una importante un importante impegno da parte di tutti i player nel poter realizzare questa riqualificazione per un quartiere che aspetta da troppo tempo. Lo avevamo anche scritto come impegno per la giunta regionale, quello dopo il salvataggio del fondo, quindi dopo aver evitato la liquidazione del fondo, di pensare a un futuro che fosse veramente di riqualificazione per una parte della città di Perugia, ma anche una parte della regione che ha aspettato per tanto tempo di vedersi riconosciuti quelli che erano delle promesse che di fatto non sono avvenute. Ricordo anche che quel comparto immobiliare è stato per lungo tempo, inaugurato nel 1923, il fulcro della cura delle persone. Ricordiamo che lì stava il nostro ospedale, ricordiamo che sono stati fatti tanti proclami e anche inaugurazioni nel tempo che poi non hanno portato a niente. Quindi grazie di nuovo Presidente, perché siamo sicuri che da qui in avanti ci sia non una speranza ma una concretezza per i cittadini e per quelle attività commerciali che sono sopravvissute, perché veramente sono state coraggiose insieme a chi ha continuato a risiedere in quel luogo ad aspettare che questa annosa vicenda si risolvesse. Grazie. Oggetto numero 2, intendimenti della Giunta della Regione Umbria riguardo l'inadempimento della compagine societaria di Sase SPA. Risponde la Presidente Tesei, prego consigliere Pastorelli. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto la ringrazio anche Vicepresidente Fioroni per aver sottoscritto la presente interrogazione, che intende far luce riguardo gli inadempimenti della compagine societaria della Sase. Ovviamente preme fare alcune premesse, Presidente. Il nuovo assetto societario di Sase S.p.A. risulta così rideterminato: Sviluppo Umbria 78,71, Camera di Commercio dell'Umbria 10%, Comune di Perugia 6,25%, Comune di Assisi 4,83%, poi seguono con quote sotto l'1% S.m.p. S.r.l., Comune di Bastia e Comune di Gubbio. L'aeroporto di Perugia, Sant'Egidio, San Francesco di Assisi costituisce una risorsa essenziale sia per la dotazione infrastrutturale dell'Umbria, tanto ai fini commerciali quanto ai turistici, e sia per il sistema complessivo dei collegamenti per il centro Italia, con il resto del paese e con le significative zone della nostra Europa, potrebbe raggiungere degli ottimali collegamenti. Gli ottimi risultati, inoltre, che sono stati conseguiti all'aeroporto in oggetto, annoverato tra i più piccoli aeroporti come primo in Europa per la crescita registrata grazie ai 330.000 passeggeri transitati, questo è un dato dei primi di novembre. Le notizie di stampa, che si sono però ripetute negli ultimi giorni e nelle scorse settimane, e che mettono in evidenza lo stato di inadempienza da parte del Comune di Assisi in merito a una quota pari a 250.000 euro che lo stesso è tenuto a versare quale socio di minoranza a seguito dell'approvazione del piano industriale.
Preso atto inoltre che la SACE ha espresso più volte la preoccupazione di garantire la precisione economica 2022 al fine di assicurare la realizzazione del piano industriale 2023-2024, che la compatibilità finanziaria degli investimenti programmati è subordinata al totale versamento del contributo nei tempi e nelle quote previste dal piano industriale, così come sottoscritto da tutti i soci, che la mancata erogazione del contributo da parte di alcuni soci consegue il venire meno degli impegni assunti dal piano industriale, compromettendo gli investimenti già programmati e vivi pregiudicando alcune rotte previamente concordate con le compagnie aeree, arrecando un grave disagio ai passeggeri ed un notevole danno economico alla Regione. Che sia la Regione che la Camera di Commercio abbiano già provveduto al versamento della quota di loro competenza, rispettivamente pari a 12 milioni di euro per la prima e a 1,5 milioni per la seconda. Considerato che è altresì stato palesato l'impegno del Sindaco del Comune di Perugia a reperire la quota a proprio carico entro la fine dell'anno in corso, rileviamo purtroppo che non è stata rinvenuta traccia nel bilancio del Comune di Assisi della quota pari a euro 250.000 per l'anno di competenza 2023. Non sono al momento state rese alcune notizie da parte del Sindaco del Comune di Assisi, Stefania Proietti, nonché Presidente della Provincia di Perugia, in merito alla somma di euro 250.000 che è dovuta per il 2022, un importo non rinvenuto, ripeto, nello stesso bilancio del Comune di Assisi per l'anno in corso, anno che peraltro ormai sta volgendo al termine. Da notizie di stampa, come vedete, non ci sono alcune dichiarazioni, Presidente, che mi hanno preoccupato ulteriormente. Leggo: Proietti, pronti a fare la nostra parte, ma ci si spiega dove vanno questi soldi, quindi sembra che non abbiano partecipato al piano industriale, che magari non so dove stava. L'amministrazione ha sempre versato la propria quota, la propria parte di risorse per ripianare le perdite, addirittura sottoscrivendo ulteriori azioni per un totale di quasi 77.000 euro. E vado avanti. Ha ragionevolmente chiesto di non portare al voto, queste parole della Sindaco Proietti, del Consiglio Comunale, un contributo a scatola chiusa, ma di poter dire come tale contributo possa essere indirizzato con particolare riferimento alle rotte, all'incoming turistico. In merito a questi punti la SACE non ha mai risposto. E diciamo la chicca, la ciliegina, sembra che lei, Presidente, abbia mandato una lettera informale, sempre da dichiarazioni della Sindaca Proietti, con cui si sollecita il versamento del contributo di 250.000 euro e la Sindaca dice la Regione non figura tra i soci della SACE e quindi appare discutibile la legittimità della missiva che lei ha mandato, Presidente. Quindi lei, da Presidente della Regione, non può, secondo il Sindaco Proietti, permettersi di mandare certe missive. Peccato che Sviluppo Umbria poi ha partecipato alla Regione, ma questi sono dettagli. Comunque, ecco, la preoccupazione da consigliere regionale, oltre che, permettetemi, da cittadino del Comune di Assisi. Ritenuto inoltre che il Comune di Assisi, tra l'altro, sia il primo a ricevere un notevole vantaggio dal fatto che l'aeroporto possa in qualche modo decollare, come lo sta facendo in tutti i sensi, metaforicamente e non. E inoltre si rendono necessari, come da più parte rinvenuto, i lavori di manutenzione, fino ad oggi mai realizzati dalle scorse amministrazioni, al fine di implementare la struttura dell'aeroporto e porlo in grado di fronteggiare a quei flussi di passeggeri, così come si sono registrati in quest'ultimo anno. Quindi, tutto ciò premesso, intendo interrogare la Presidente Tesei per conoscere la situazione esatta di SACE, qualora il Comune di Assisi non provveda a versare la quota di propria competenza per l'anno 2022 e di propri intendimenti in relazione all'impegno della Regione nella ristrutturazione della stessa. In merito, tra l'altro, alle conseguenze che dovrebbe affrontare il Comune di Assisi in qualità di socio minore inadempiente,
e nel caso in cui la Regione confermi la ricostituzione della quota societaria e l'eventuale dispersione della stessa potrebbe configurarsi un danno erariale. E per ultimo, riguardo la corrispondenza intercorsa tra SASE e i soci, nonché tra gli stessi negli ultimi 6 mesi sulla questione in oggetto. Grazie Presidente. Presidente Tesei. Grazie. Beh, direi che il primo di cui abbiamo parlato è anche questo, due dossier molto importanti su cui ho lavorato veramente tanto e credo che i risultati positivi siano evidenti a tutti. Anche perché l'aeroporto dell'Umbria si appresta non solo a superare gli obiettivi di piano industriale, ma anche a superare di gran lunga ogni record di tutti i tempi. Saranno 330.000 i passeggeri a fine 22. Aeroporto di medio e piccole dimensioni a più alto tasso di crescita in Europa quest'anno. Credo che di questo risultato noi come cittadini umbri dovremmo essere veramente tutti orgogliosi. Con questi numeri, secondo gli studi AUR e Ryanair, l'aeroporto ha apportato un più 0,75% di PIL all'Umbria, che si traducono in circa 150 milioni di valore aggiunto ed ha consentito circa 330 nuove assunzioni nell'indotto. L'aeroporto ora sta lavorando su due fronti. Prima di tutto opere necessarie per sopportare gli ingenti flussi di passeggeri, perché purtroppo lo scalo, costato alla comunità in passato 60 milioni di euro, è garantito in passato per oltre 500.000 passeggeri, alla prova però dei fatti ha dimostrato di non essere in grado di sostenerne neanche 300.000. Tanto che in estate siamo dovuti intervenire con urgenza e anche in emergenza per far fronte ed evitare ed eliminare i disagi che potevano essere, che si stavano realizzando proprio a causa del grandissimo flusso di passeggeri. Il piano Rotte 2023, con conferma del piano da 16 destinazioni, che è quello del 22, prevede un irrobustimento delle frequenze e 2-3 nuove rotte 2023, tra cui la già lanciata Polonia con Cracovia, di cui siamo particolarmente orgogliosi perché completa il nostro panel di destinazione tra le più importanti capitali economiche europee. Ricordo Londra, Vienna, Barcellona, Bruxelles, Rotterdam, Bucarest. Ed utile naturalmente questa rotta a servire anche gli importanti mercati della Slovacchia, della Repubblica Ceca. L'obiettivo dichiarato è quello di avvicinarsi a 500.000 passeggeri già nel 2023, se le condizioni economiche e geopolitiche naturalmente lo consentiranno. Un traguardo questo che consentirà all'Umbria di uscire dall'isolamento rispetto ai collegamenti con l'esterno, con l'estero, e di supportare turismo ed economia, ma anche che ci costringerà a nuove riflessioni per la crescita ulteriore dell'aeroporto, impresa che ci viene riconosciuta unanimemente. I soci, come peraltro da piano industriale approvato, dopo aver ricapitalizzato l'aeroporto, devono versare il proprio contributo pro quota di sostegno per il 22, 23 e 24, tutto previsto. La Regione ha coperto questo sostegno con legge regionale, come sapete bene, ed un impegno diretto di Sviluppo Umbria, mentre Camera di Commercio e Comune di Perugia si sono impegnati a farlo entro la scadenza di ciascun anno. Mentre Fondazione Cassa di Risparmio, che ringrazio per questo importante sostegno, ha versato il proprio fondamentale contributo da 1 milione di euro anche per il 22. Vengo alle domande specifiche. Il Comune di Assisi
non solo non ancora versato, ma ci risulta nessun impegno preso, come detto anche dal consigliere interrogante, né verbale né in atti in questo senso. Il Comune di Assisi, come sapete bene, non solo ha ricapitalizzato l'aeroporto con 77.000 euro, operazione doverosa, a meno di uscire dalla compagine o diluirsi, detenendo attualmente una quota di 4,83%. Ma il Comune di Assisi ha votato favorevolmente al piano industriale 22-24, quello per cui si sono realizzati tutti i voli e le destinazioni del 22 e si continua la programmazione 23-24. Tutto molto chiaro, e quindi è evidente che le risorse di tutti i soci vanno in questa direzione, che è il piano industriale, non è che ci dobbiamo inventare chissà quale altra cosa. E il voto favorevole al piano industriale comporta la necessità di contribuzione annuale e la sua quantificazione erano riportate sia come impegno che come quantificazione in relazione alle quote detenute. Quindi si tratta di 245.470 euro per il 22, altrettanto per il 23 e altrettanto per il 24, per un totale di 736.410. In assenza di impegni formali e anche verbali in questo senso, anzi spesso con dichiarazioni elusive del tema, e approssimandosi purtroppo la fine del 22, Sasi ha sollecitato 3 volte il sindaco Proietti e anche io come presidente di regione, con una semplice missiva, tra l'altro anche di rapporto di colleganza piuttosto che altro, e dante causa, nella mia qualità di dante causa del socio di larghissima maggioranza dell'aeroporto, nonché primo finanziatore dell'aeroporto, perché la Regione lo è a tutti gli effetti, ho sollecitato proprio una lettera privata il sindaco nell'interesse generale, che credo, ha avuto riguardo anche agli impegni che tutti noi ci siamo assunti votando naturalmente il piano industriale. Francamente al momento non voglio neanche ipotizzare che Assisi faccia mancare il contributo annuale all'aeroporto, secondo un piano votato anche dallo stesso Comune, e anche perché, come si diceva, i numeri di questo aeroporto hanno portato un beneficio a tutta la comunità regionale in termini di turismo e di sviluppo economico, e naturalmente Assisi è un comune che se ne è avvantaggiato in maniera anche molto rilevante. Questo peraltro arriverebbe non solo a valle di un piano industriale di grande successo, ma anche a detrimento delle ulteriori chance per uscire proprio dall'isolamento dell'Umbria. Infatti il governo regionale, con un lungo lavoro durato un anno, ha catturato anche la possibilità, unico, sarebbe questo l'unico nuovo scalo in Italia, di un collegamento stabile con il più importante hub d'Europa, e si sta adoperando con fatica presso gli stakeholder per reperire le risorse necessarie a poterlo finanziare. Dunque, anche per non perdere questa opportunità, il contributo di Assisi, così quello come quello del Comune di Perugia e di tutti gli altri, è assolutamente determinante. Noi vogliamo proseguire con questo piano che ha visto e ci ha dato grandi soddisfazioni per il potenziamento del nostro aeroporto dell'Umbria, perché questo è motivo di indotto importante sull'economia regionale, e anche siamo pronti a trovare il modo di intervenire in maniera strutturale anche sull'aeroporto per quelle necessarie iniziative che servono a renderlo fruibile per 500.000 passeggeri, che è naturalmente l'importo più alto che quell'aeroporto potrebbe ricevere, Presidente, e per il quale noi ci stiamo adoperando. Grazie. Consigliere Pastorelli, replica. Sì, grazie Presidente, ovviamente non avevo dubbi sulla
bontà delle risposte che lei mi avrebbe dato questa mattina. Ovviamente lei ha fatto un passaggio molto significativo e semplice, interesse generale. Ecco, nell'interesse generale penso che il mio sindaco, perché la città di Assisi è il mio sindaco, debba in qualche modo mettere da parte, perché non si spiega avere questo atteggiamento se non nella smisurata ambizione politica del sindaco Proietti. Quindi questa è una lettura che do io, Presidente, e non mi riesco a capacitare di questo. E quindi spero che si ravveda, diciamo, no, sulla via di Damasco, da qui al 31 di dicembre, in qualche modo possa assolvere in questo impegno preso, perché, come ha ripetuto lei, è un impegno preso in fase, diciamo, con tutti gli altri soci. Quindi anche qui mi sorge strano il fatto che in qualche modo lei debba accampare scuse e possa in qualche modo contribuire, essendo anche il comune che, viva Dio, se ne avvantaggia di più rispetto a tanti altri, diciamo, alla propria quota per far in qualche modo, per assolvere ai propri impegni, diciamo così, senza dire altro. Grazie mille.